Ciao ragazzi, oggi vediamo il genere e il numero dei nomi. In italiano il genere può essere maschile o femminile e il numero singolare o plurale. In generale i nomi che in italiano finiscono per A sono singolare, femminile, ad esempio porta, finestra, penna. Al plurale questi nomi mettono la lettera E, perciò due porte, due finestre, due penne. I nomi maschili al singolare finiscono con la lettera O, ad esempio tavolo, libro, dizionario. Al plurale questi nomi finiscono con la lettera I, perciò due tavoli, due libri, due dizionari. Nomi che finiscono con la E e sono femminili sono ad esempio madre, oppure lezione, oppure chiave. Nomi che invece sono maschili e finiscono con la lettera E sono ad esempio giornale, oppure fiore. Come possiamo riconoscere se un nome che termina con la E è maschile oppure femminile? Lo riconosciamo dall'articolo. Perciò, per le parole che terminano con la E, sappiamo che sono femminili quando hanno l'articolo femminile. Perciò, per gli esempi che abbiamo fatto, avranno come articolo la. Mentre per gli esempi che abbiamo appena visto, che finiscono con la E maschili, l'articolo sarà il. Per formare comunque il plurale di queste parole non ci interessa se siano maschili o femminili, l'importante è che quando terminano con la E il plurale è comunque I, sia che siano maschili sia che siano femminili, per cui una madre, due madri, uguale un padre, due padri, un giornale, due giornali, un fiore, due fiori, una chiave, due chiavi. Ok ragazzi, per ora stop, andiamo a dettagliare un pochettino questa questione degli articoli nel prossimo video. A presto, ciao!